Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati su un episodio di Leon Trip sul canale di The Long Dark. Che cavolo ho detto? Gotta eat soon. Cominciamo bene. Benvenuti sull'episodio di The Long Trip, bentornati sul canale di Dark. Va bene, dai, avete capito? Ci becchiamo di nuovo qui su The Long Dark. Avevamo incontrato questa signorina mica tanto. Perlustra l'armadio. Posso cercare qualcosa? No, l'armadio è vuoto. Che cavolo devo. So. Saprei. Cioè, posso prendere delle cose e fottergli? No, vedete, tutto rosso. Stufa, però stufa la posso accendere. No, è tutto rosso, ragazzi. Non possiamo prendere niente da qua. Infatti. Ok. Però la roba che ho io dietro posso sfruttare il suo camino per cuocerla. Quindi noi la cuociamo. Visto che il suo camino è pressoché infinito. Quindi andiamo, ci ha chiesto di fare un po' di legna. Allora, prima di tutto mi serve delle cibarie. E ci ha detto anche che c'è un'accetta. Cuoci. Ci cuociamoci un po' di sta roba, ragazzi. La nostra condizione dormendo è salita un botto, quindi. Ok, cuoci. Poi ragazzi, magari andremo anche ad esplorare le case che ci sono qua in zona. Ce ne sono un bel po', in realtà. Stavolta mi sciolgo 2 litri di acqua e approfitto del suo fuoco che non finisce mai per bollirla direttamente. Bollirla qua. Così ci risparmiamo le nostre compresse. E siccome che non vorrei finire il giorno, adesso ragazzi facciamo così. Ok. Mangia. Mangia. Ah, questo qua è il nostro lupetto che voleva fare il furbo, vedete che alla fine. Vabbè, possiamo mangiarci anche queste. Ok, beviamoci l'acqua. Bevi tutta l'acqua che puoi. E ok, siamo pronti ragazzi per partire. Allora, andiamo. Siamo belli caldi e belli riposati. Fuori il tempo fa schifo. Vediamo. Meno 13 gradi, fattore vento 0. Meno 6. Ma neanche tanto, dai. Considerando questo gioco, neanche tanto. Allora, lui dice. Lei ha detto la legnaia. La legnaia. La legnaia. C'è un'accetta. La sua legnaia dovrebbe essere questa. Questa qua è. Sembrerebbe una specie di legnaia. Infatti c'è l'accetta. Ok. Qua abbiamo trovato un panno, un piede di porco fantastico. Ragazzi, possiamo aprire i bauli delle auto. E abbiamo anche l'accetta. Allora, ok. Qua abbiamo anche dei bastoncini, tra l'altro. Allora, loro dicono: devo buttare un po' di roba perché siamo pesanti. Ma come? Ha detto che vanno a fare legna qua. Nel specie di bosco, tipo. Una cosa del genere. Funghi? Ma i funghi io quasi quasi me li prenderei. Sapete? Non è male avere sempre dei funghi a portata di mano. Ma vanno bene che i legneti, signora? Io prendo che i legneti. Ok. Va bene. Cioè non è che stia facendo tanta legna, eh. Anzi, sta un po' facendo schifo in realtà. Vabbè, prendiamoci tutto il prendibile. Tra l'altro non so neanche quante ne devo fare di sta legna. 24. No, sempre. Ah, c'è una legnaia fuori dalla casa di Greymother. Riempila col combustibile che trovi nel villaggio. Bastoni, legna d'ardini, mobili rotti, carbone, eccetera. Ah, anche i mobili rotti. Ah, beh, ma loro. Cioè, scusate, ragazzi. Prendiamo 2 piccioni con una fava. Visto che anche i mobili rotti contano. Allora, quella è la casa di Greymother.
Quindi noi andiamo nella prima casupola che troviamo, che sarebbe questa qui. Coniglietto, attenzione. Coniglietto. C'ho una pietra solo. E questo coniglietto qua con una pietra solo sarà mio. Non è vero, perché comincia a prendere velocità il coniglietto. Te la tiro lo stesso. Fanculo. Allora, noi arriviamo da quel ponte là. Questa ca casa qua intanto è chiusa. E diciamo che cominciamo abbastanza bene. La seconda casa. Cos'è sta roba? L'avevamo vista? No, perché c'è il rotolo di giornali. È così. Apri il cofano. Apro il cofano, ragazzi, per segnalarmi quelle che ho già esplorato. Ma ce n'è una aperta, per favore? Quella è aperta, no? Ho come l'impressione che mi stiano un po' prendendo per il culo. Che da un fottiglione di case che dovevano esserci. Ok, non c'è niente. Ne restano poche. Ok. Beh, questa è sicuramente esplorabile. Però non è una casa. È un Milton Credit Union. Ci andremo. No, ci andiamo subito. Ah, ma là c'è un cervo. Scusatemi, non è per sfiducia, ma. Ah, con l'accetta faccio prima. 50 minuti, un'oretta. Ah no, però faccio prima col coltello tagliare via la pelle. 55 minuti, 50 minuti. No, tagliamo con l'accetta la carne, ragazzi, del resto me ne frego. Ok. Beh, almeno qualcosa. Poi abbiamo un ufficio postale. E oh, finalmente quella casupola lì, ragazzi, riusciamo ad andarci dentro. Vediamo se c'è qualcosa da rompere. Ferraglia, che cavolo me ne faccio? Prezzi semplici. Un'altra ferraglia. Tavola, ok. Vai. Meglio di niente. Ok, abbiamo recuperato un po' di legname. Ah. What have Un we here? bengala. Guardate sempre, ragazzi, sotto le cose, perché. E anche negli angoletti. Vedete? Potete sempre trovare qualcosa. Va bene. Ok. Non c'era molto legno da fare qua, ma. Ok, però qua sì. Cioè, qua siamo un po' fuori e. Però noi ci accontentiamo. Non so quanto ne debba ancora fare di sta legna. Qua è chiusa. Lì è chiusa. Ah, è vero, perché adesso abbiamo. Dicevo, adesso abbiamo un lupo che ci scassa il cazzo. Dov'è il lupo? Lo sento là. Ah, quella è una casa esplorabile. No! Ce l'ho qua, non so dove sia. Ah. Io me la fugo. Vada, vada, vada! Dove cazzo vado?
Ah, no, 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 no. Ma dove cavolo è? Oh, me lo trovo davanti, sicuro. No! Merda. Un culo. Non l'ho mica visto, ragazzi. Ma voi l'avevate visto? Ma porcaccia, la puttana. Serve la benda. Ma che inizia a fabbricare? Voglio metterla la benda. Dagli, è però. Allora. Tiriamo qua. Nell'unica porta dove non ho guardato per scappare dal lupo. Ok. Ma qui c'è dell'altra legna. Non posso fare a pezzi tipo qualche mobile, io no. Bagno. Ah, l'acqua, prendiamo dal bagno. Prendi tutto. Che non si sa mai. Armadietto delle medicine. Frigorifero. Ah, coniglio cotto, ammuffito. Ammuffito. No, però non è male, dai, mangialo. Ok. Sì, è ammuffito, però diciamo che non è male. Qua, qua. This will come in handy. Ma bisogna mettere giù un po' di roba, raga. Sicuro. Cibo per cani. Vabbè, per niente. Ok, abbiamo trovato qualcosa. Scatola di sardine. Ok. Qui. Feels like a lot of gear. Troppa attrezzatura, Qua abbiamo visto, 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 qua. Questa è finta. Qua siamo entrati. Proviamo a salire. E una merendina. I libri possono essere utili per accendere il fuoco. Una sciarpa. Che poi magari andremo a rompere. Ah. Va bene. Consumiamo la tenda anche, ragazzi. Quindi ci facciamo un po' di attrezzatura per riparare i nostri vestiti. Io intanto vado a riparare i vestiti adesso. E credo che qua non ci sia più niente. Bisognerebbe fare un giro con una fonte di luce qua per vedere bene cosa ci sia. Ok. Qua c'è un'altra casa. Ah, io scappando dal lupo sono andato in quella casa lì che era chiusa. E qua c'era quella aperta, giusto? Ovviamente sì. Oddio. No, ma mi sembra che sia quella di prima. No, è uguale, ma non è la stessa. Ok. Ok, ok, prendiamo tutto ragazzi, prendiamo tutto, poi dopo vediamo cosa lasciare. Adesso torniamo dalla vecchia. E gli consegniamo la legna che abbiamo fatto. Ah, ma lì c'è un appunto, che cavolo di appunto è questo qua? Non voglio farlo, non ho scelto, non riesco proprio a stare a Milton, è tutto così vuoto e triste. Devo stare con te col secondo cadesse. Ma ero certo pronta a questa. Mi dispiace, ti manderò quel cibo quando arriverò in continente. Mi sembra che là non ci sia più.
Ah, no, sembra che là ce ne sia di più. Tiriamo N. Si chiama no. Ok, vuoto. E inventiamoci un nome con la N, ragazzi. Nicole. Stiamo trovando qualcosa. Qua non si può. Sto vuoto. Abbiamo l'armadietto dei medicinali. Acqua adesso ne abbiamo. Ultimo termico. Perché no? Ah, 1,95 litri. No, ma noi abbiamo ben 3 litri e qualcosa che provvederei a bere. Siamo troppo pesanti. Molto troppo pesanti. Tanto troppo pesanti. Allora, andiamo a vedere velocemente cosa c'è qua sopra. Tanto la casa qua è piccola. Cercare il cassetto, ci sarà qualcosa da indossare. C'è un bengala, Could end up being calzini useful. di lana nuovi. C'è del giornale, una t-shirt, un libro e niente di che. Se io vado a vedere sotto il letto invece, no, c'è niente. Ok, quindi ragazzi, ma alzati. Quindi ragazzi, io direi che torniamo dalla Great Mother e ci consegniamo la legna, così almeno ci buttiamo giù un po' di peso. E sentiamo cosa ha da dirci stavolta. Perché no? Allora, andiamo da Great Mother. Great Mother è l'unica casa che fuma. Quindi di qua. Eccola là. Sì, non posso correre, ragazzi, perché sto portando dietro qualcosa. Il peso equivalente di un camion, tir. Quindi. Non so se queste casette qua sono esplorabili. Forse no. Dovrebbe farci un salto. Qui ne abbiamo visto queste, quelle là. Coniglietto, attenzione il coniglietto, attenzione il coniglietto, fanculo coniglietto, coniglietto, fanculo coniglietto, vabbè, ma riusciremo a prendere un coniglio con i sassi prima o poi? Non credo. Allora, apri sto coso, 0 di 24, ok, e come faccio a mettere, ah, bisogna proprio cliccare, vabbè. Allora, bastoncini abbiamo 40. Ne mettiamo giù una ventina. Ne mettiamo giù anche 25. Trasferisci. Questo qua la metto tutta. Trasferisci tutto. Giornali, trasferisci tutto. Questo qua trasferisci tutto. Non so se serva, però. Qualche fiammifero te lo butto giù qua, perché così almeno trasferisci tutto. E trasferisci tutto. Trasferisci tutto. Non so se serve, ti do anche un'esca perché sennò come cavolo lo accendi il fuoco. E un legno. Vai. Quanto siamo? Perusta con il territorio che trovi perché non sai mai quale oggetto può contenere. Se lo avete in contenitore puoi anche riporre oggetti e coprire in seguito. 14,7 di 24. Ne serve altra. Vabbè, ce ne mettiamo dell'altra. E se faccio così, a quanto siamo? 16,1. Ok. Due di questi. Indietro. No, 18,4. Porca c'è la miseria, raga. Altro libro. Conta il carbone? Non so. 19,8, forse sì. Però non è sufficiente, cavolo. Vabbè. Scusi. Che se ne va? Ok. Cavolo, 22. Altri bastoncini. Ok. Ok. Cos'è questo qua?
Ah, una pietra, ce la prendiamo. Frantumiamo e basta, perché ragazzi qua comincia a fare un freddo cane. Torniamo indietro. Ah, non posso risalirci? Porca miseria, bisogna fare il giro. Ok, è stanco. Va bene. Allora, vediamo un po' di mettere giù questi legni che abbiamo trovato e sentiamo cosa da dirci a sto punto. Allora, dai. Ok. 22,6, ma quanto dà un... Forse sono i chili? Lo dice. Ah, ok, fatto. Bene. Quanto ne abbiamo messo dentro? 24, giusti ragazzi, perfetto. Voglio un applauso, eh. Cazzo, me lo fa davvero. So, the outsider returns. Credo che è già meglio degli altri, ho trovato il combustibile. Ma hai trovato delle risposte? Se non me le dai tu, se hai visto la tipa. Ho trovato solo lupi per tutto il tempo. È un villaggio fantasma. Vabbè. Se ne sono andati, eh. Allora, Great Mother ha più fiducia in me o in noi? La scritto in te, quindi visto che lei ha più fiducia, noi ci vediamo al prossimo episodio. Io vi ricordo di lasciare un like, commento, condividere il canale, il video, di condividere un po' di cose. E noi ci vediamo al prossimo gameplay, ragazzi. Ricordatevi di iscrivervi, attivare la campanella se volete e da lì ho tripe tutto. Alla prossima. Ciao a tutti.